Hanno viaggiato per 3 giorni, stipati in 2 container. 26 immigrati sono stati trovati dagli agenti della Polizia di Frontiera Marittima nei cassoni metallici, uno giallo e uno rosso, appena sbarcati nel porto di Salerno. La nave porta container, vento di scirocco, battente bandiera maltese, è giunta dal porto turco di Aliaga. Era partita lunedì mattina ed era arrivata nel porto campano nella serata di mercoledì, dopo 3 giorni di navigazione. Gli immigrati, tutti iracheni, sono stati scoperti mentre all'alba tentavano di uscire dai container. In uno avevano praticato un foro perché il cassone era chiuso dall'esterno e anche per riuscire a respirare. Non è infatti la prima volta che gli immigrati si nascondono in un container per provare a raggiungere l'Europa dalla Turchia o dalla Grecia, e non poche volte il viaggio si è concluso con una tragedia, con il ritrovamento di uomini, donne e bambini asfissiati. All'interno sono stati ritrovati abiti, bottiglie d'acqua e resti di cibo consumato nel viaggio e anche alcuni attrezzi utilizzati per praticare il foro nella parete di metallo. Le loro condizioni di salute sono buone. Dei 26 immigrati, 20 sono maggiorenni, 8 uomini e 12 donne e 6 minorenni. Tutti sono stati sottoposti a tampone anti-Covid e potranno presentare richiesta di asilo politico. Dalle procedure di identificazione, infatti, è emerso che sono tutti di nazionalità curda e irachena e che appartengono alla minoranza religiosa tra le più perseguitate dall'ISIS. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia di Frontiera Marittima, il gruppo è partito dall'Iraq e dopo aver raggiunto la Turchia e in particolare il porto di Aliaga si è nascosto nei cassoni per raggiungere l'Italia. I maggiorenni sono stati trasferiti nei centri di accoglienza della provincia di Salerno, mentre i minori non accompagnati sono stati assegnati alle case famiglia. Secondo gli investigatori, quasi tutti avrebbero parenti in Germania. La procura di Salerno ha aperto un'inchiesta per chiarire soprattutto le eventuali responsabilità del comandante della nave in questo sbarco clandestino di immigrati.